Qual buon vento, cara Qual Manuela? buon vento? Di vento ce n'è in questi giorni, peraltro. Quindi, infatti. Insomma, mi ha trasportato in studio. E noi che siamo allergici lo sappiamo. Sì, esattamente, bravo, così svegliamo anche un po' di altarini. Perché vogliamo dimostrare, con questo piccolo appuntamento nella diretta, che le fonti mantiene le sue promesse. Adesso spieghiamo subito perché oggi è l'8 aprile. Chi ci segue in modo particolarmente assiduo sa che è passato esattamente un mese dalla nostra maratona, quella dell'8 marzo, quella dedicata alle donne, insomma, alla festa della donna. E allora, noi avevamo promesso proprio in quell'occasione, che peraltro, anzi, invito la regia a far vedere i numeri che hanno caratterizzato proprio questo primo evento. Ecco, Giacomo, leggeli tu. No, ecco, li vedo anch'io adesso. 24 ore di diretta, questo è stato un po' un record, 52 top guest, 632.000 contatti, 48 professionisti del team, 4.237 società analizzate. E qui questo ultimo punto effettivamente è il punto da cui partiamo anche in questo appuntamento. Noi cosa avevamo promesso durante la maratona? Che avremmo monitorato la situazione dei settori di cui il gruppo editoriale Le Fonti si occupa quotidianamente attraverso le sue testate, quindi non solo attraverso la televisione, ma anche attraverso le riviste, attraverso gli eventi che organizziamo sempre, per comprendere, per capire quanto la figura femminile risultasse sempre più presente nei vertici delle aziende, delle società, quindi nei consigli di amministrazione, nei board, diciamo i ruoli che contano. Perché? Perché avevamo voluto organizzare proprio la maratona al di fuori di qualsiasi tipo di retorica, cioè non solo parlando dei gap evidentemente e delle differenze tra l'universo femminile e maschile solo in occasione della festa internazionale della donna, ma costantemente. Allora eccoci qui, questa ampia premessa mi serve per andare al punto della questione. Analizziamo i quattro settori di riferimento: asset management, assicurazioni, società quotate e studi legali. E diamo anche un po' i voti, Giacomo, perché dobbiamo capire se in un mese sono stati fatti dei progressi. Allora partiamo dall'asset management. Io ringrazio tutti i colleghi dei vari dipartimenti che hanno fatto queste ricerche, perché ripeto, è un monitoraggio continuo. Allora, il problema dell'uguaglianza di genere nel mondo del lavoro è una questione che tocca naturalmente tutti i settori e tutti i paesi, e nell'asset management, pensate un po', secondo una recente ricerca di Morningstar, la situazione è peggio che in altri settori. Sembra infatti che il tempo si sia fermato a 20 anni fa. Dal 2019 al 2020 la percentuale di gestori di sesso femminile nella industry non è cambiato e si è mantenuta al 14%, quindi in tutti questi anni passi avanti non sono stati compiuti. Nel 2019 Assogestioni ha pubblicato e introdotto le linee guida sulle diversità e l'inclusione nelle società di gestione del risparmio. Nel nostro paese scopriamo ancora una volta che sono poche le posizioni apicali ricoperte da donne. Tra queste però c'è una menzione di merito, perché dobbiamo anche riconoscere i progressi che invece vengono fatti, per Amundi, che in Italia vede la leadership di Cinzia Tagliabue e un alto grado di inclusione all'interno dei ruoli chiave delle società. Male invece altre realtà più vicine, come Banor nel suo aggregato di SIM e società di gestione, all'interno della quale la componente femminile non arriva al 25%, quindi non solo non c'è una divisione equa, ma insomma siamo al di sotto in modo effettivamente netto. Non arriva al 25% del totale, sono solo 3 le posizioni di leadership occupate dalle donne all'interno della struttura. Utile ricordare come anche l'inclusione e la politica di pari opportunità siano alla base dei criteri ESG di cui da anni si parla e che da poche settimane sono diventati legge in tutta Europa, quindi sono obiettivi e traguardi da raggiungere anche abbastanza velocemente. Qui direi, Giacomo, segnale rosso. Sì, sì, pensavo a un voto 4, specie sulla... Ah, tu stai dando proprio i numeri. Diamo i voti, io li do. No, insomma, no, benissimo, allora io do rosso, verde, 10. Eventualmente giallo, capiremo perché e come. Qui proprio niente, Eugenio, non ci siamo. Eugenio invece da pollice su o pollice giù, così esatto, abbiamo tre criteri diversi di valutazione. Assicurazioni, vediamo cosa succede nel mondo assicurativo. Rispetto a quanto già segnalato lo scorso mese, delle 60 società che compongono i primi 10 gruppi assicurativi classificati in base alla raccolta premi nei rami danni e vita, solo il 10% è guidato da una CEO donna e il 25,9% dei CDA è composto da donne. Quindi anche qui, insomma, partiamo da
percentuali abbastanza deprimenti, uso questa parola. Il comparto assicurativo ha visto però nell'ultimo mese un'importante nomina, e qui è il punto focale. Il consiglio di amministrazione e l'assemblea di Allianz SPA hanno infatti rinnovato i vertici della società, nominando Claudia Parzani nuovo presidente. La Parzani succede a Carlo Salvatori, quindi passaggio di consegne anche di colore, che era in carica dal maggio 2012. In parallelo si attendono i rinnovi del CDA di Cattolica Assicurazioni, previsti per i prossimi 13 e 14 maggio, sperando che l'attenzione alle quote rosa rimanga alta. Beh, qui io direi segnale barra semaforo verde. Sì, un saluto a questo punto, un buon lavoro a Claudia Parzani e anche a Cinzia Tagliabue, che hai citato prima esatto. Dai, un punto in più per il comparto assicurativo. Andiamo a vedere le società quotate. Sono 115 gli organi sociali, di cui 74 CDA e 41 collegi sindacali, in 90 società del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è guidato da Daniele Franco, che procederanno con il rinnovo nel corso delle rispettive assemblee di bilancio previste nei prossimi mesi. C'è quindi grande fermento per le nomine all'interno delle prime 10 società quotate in ordine di capitalizzazione. Andiamo a vedere quali sono a oggi le società più virtuose. Oggi abbiamo Eni e Enel con il 50% di donne nei board, ben il 15% rispetto alla media di donne appunto nei board in generale, pare al 35%, e naturalmente le fonti, anche qui continuerà a tenere monitorati questi successi, perché non ci fermiamo qui, insomma, mai abbassare la guardia. Però direi che a oggi, insomma, all'8 aprile il segnale è verde. Quindi pollice super Eni e Enel. Assolutamente sì. Chissà che Eugenio, che questi insomma nostri voti a favore di queste società non portano a qualche movimento interessante anche in borsa. Perché no? Assolutamente. Insomma, si dice che con come dire, il contributo anche femminile, che poi in realtà sono differenze assurde, però dobbiamo farle ancora, sì, però insomma si dice che l'economia potrebbe guadagnarci, quindi perché no? Monitoriamo anche questo e andiamo a vedere gli studi legali. Ah, sì. Allora, si muove in qualche modo il risico, questo è quello che hanno insomma rilevato i colleghi della parte legal del nostro gruppo, si muove il risico della diversity nei grandi studi legali, perché secondo l'aggiornamento mensile dell'osservatorio permanente di Eni delle fonti legal, che ricordiamo è stato avviato proprio ufficialmente l'8 marzo scorso in occasione della maratona, si registra un movimento di peso nel mercato legale. Ecco qui perché Alberta Figari lascia Clifford Chance e passa in Legans. Così lo studio guidato da Filippo Troisi scavalca, ecco qui, qua c'è proprio un passaggio di testimone di virtuosità, scavalca Bonelli e Rede nella classifica diversity realizzata dal centro studi di Le Fonti Legal, con il 23% di partner donne. Sprofonda invece appunto Clifford Chance, che già contava solo 3 partner di sesso femminile su un totale di 17. Ora ne restano solo 2, perché una ha cambiato studio, e quindi su 17 membri, insomma, solo 2 sono donne. Per il resto, tirata d'orecchio a Clifford Legal. Eh sì, per il resto da segnalare il giro di promozione in Dentons, con 3 nuovi partner, di cui una donna, la percentuale quindi sale al 18%, e la nuova nomina in Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, che invece ha riguardato un avvocato uomo. E qui è un'occasione veramente persa. Perciò io direi che, mettendo un po' insieme tutti questi elementi, Giacomo, per quanto riguarda l'ambito degli studi legali, semaforo giallo. Semaforo giallo, voto 5, 5 e mezzo. Ovviamente buon lavoro ad Alberta Figari, che hai segnalato e che cambia mansione, ma ovviamente con opportunità nuove. E vabbè, insomma, aspettiamo che scatti sto verde. Sì, siamo in giallo. Speriamo che tutti. Qua abbiamo quindi il rosso. L'ambito dell'asset management è quello, da questo punto di vista, meno virtuoso. Sì, lì c'è un bollino in rosso. Esatto. Quotate, assicurazioni se la cavano abbastanza bene. Studi legali, potrebbe fare meglio il comparto. Quindi attendiamo il prossimo mese. Appuntamento tutti i mesi per fare il punto della situazione. Peraltro questi risultati li trovate anche pubblicati sui nostri siti di riferimento, insomma, quindi avrete sempre il monitoraggio a disposizione insieme a noi. Quindi Le Fonti TV, Trend Online, insomma, queste sono le nostre piattaforme. Ma che ve lo diciamo a fare. Manuela, grazie per essere stata per in questo intervento.